La piscina Francesco Scuderi si conferma il fortino inespugnabile dell'Orizzonte Catania, che nella quinta giornata del campionato di Serie 1 di pallanuoto femminile supera anche la SIS Roma 13-7, conquistando la terza vittoria consecutiva dinanzi al pubblico amico. Viene così prontamente riscattata la delusione per la sconfitta di misura rimediata nel derby di Messina nel turno precedente. La squadra di Martina Miceli in calottina bianca ci mette appena un tempo per prendere le misure alle avversarie, reduci dal primo successo stagionale contro Firenze. La prima frazione è pirotecnica, batte dopo appena 11 secondi dal gol di Capitan Di Mario, a cui replica poco dopo la Picozzi. Il ritmo è alto, le due squadre danno vita ad una piacevole botta e risposta che si risolve soltanto a 41 secondi dalla fine a favore dell'Etnè, grazie alla realizzazione della Grillo che fissa il punteggio sul 5-4. Nel secondo tempo Di Mario e compagne gettano le basi della vittoria finale, piazzando un parziale di 4-0 che stronca la resistenza delle romane. Decisive una doppietta della stessa Di Mario, un gol sul rigore e le reti di Grillo e Greenwood. Nel terzo tempo l'Orizzonte riesce quindi ad incrementare il vantaggio con le reti di Di Mario e Marletta, a cui risponde la Fabbri per l'11-5 che chiude la frazione. La vittoria è ormai in cassaforte e a nulla vale il tentativo finale di rimonta compiuto dalle capitoline. A Picozzi e Nishar replicano infatti la Palmieri e la giovanissima Santa Paola, protagonista di una applaudita palombella. Non abbiamo giocato la nostra miglior partita e sicuramente quando andremo a Roma non sarà questo quello che incontreremo, però per il momento è andata bene, noi dovevamo vincere, l'abbiamo fatto e ce lo godiamo un attimo. Con la vittoria odierna l'Orizzonte Catania sale a quota 9 in classifica e può preparare in tutta serenità la prossima sfida a salvezza in casa del Firenze.